Benvenuti nel Teatro Italia per la presentazione del candidato sindaco del PDL. Sto per presentarvi una donna e quindi questo significa che è un momento epocale per Carovigno, sicuramente una grande novità. Ma prima di parlarvi del futuro, io volevo salutare qui sul palco insieme a me il sindaco uscente, il senatore Vittorio Zizza, che vedo in prima fila. Benvenuto a Vittorio Zizza. Senatore, posso salutarla? Prego, un saluto alla sua città, a Carovigno. Beh, Carovigno è la mia vita. Carovigno mi ha dato tutto quello che ho a livello politico, mi ha dato tanti anni di gioia, di sacrifici e anche di sofferenza, però se non c'è sofferenza non si può vivere la gioia. Io ho vissuto la sofferenza e sto vivendo la gioia. E stasera vedere questo teatro pieno in ogni suo spazio, ancora una volta mi dice che questa città merita tutti i sacrifici che io posso fare per loro. Grazie. Grazie al senatore Zizza. Grazie a voi, grazie soprattutto a loro. Mi auguro che stasera inizia un percorso lungo tanti anni. Soprattutto devo ringraziare tutti gli amici, assessori, nuovi candidati consiglieri che hanno permesso tutti insieme, con grande unità, con tanti passi indietro di persone leali che in questi anni mi sono state vicine lealmente, hanno permesso a questa città, non guardando al loro interesse personale, non facendo cambi di casacca come normalmente avviene nei vecchi politici e politicanti, facendo un passo indietro per permettere a questa città di guardare al futuro attraverso una nuova figura politica, una persona preparata, un avvocato, una donna e soprattutto una persona che ha tanta voglia di fare per questa città. Quindi grazie a tutti gli assessori, ai consiglieri regionali, Franco De Biasi, a tutti che hanno permesso a me, insieme a loro, di fare questa sera questa scelta, perché fra di noi c'erano tante persone che meritavano di stare stasera al posto di Tonia, ma invece sono stati così intelligenti, così furbi e soprattutto così altruisti nel scegliere in questo momento una novità politica, perché la politica ha bisogno di rinnovamento e non devono esserci sempre i soliti politicanti e coloro i quali nel passato hanno dato a questa città tante delusioni. Oggi noi dobbiamo invece guardare al futuro con sicurezza, sapendo che già dal risultato di questa sera la vittoria elettorale è una cosa possibile, e sono convinto che tutti insieme, io per primo, che sarò candidato al Consiglio Comunale come consigliere comunale, io per primo guiderò insieme a tutti voi una grande rinascita con una donna alla guida di questa città, la stessa donna che invito a raggiungerci sul palco. Grazie senatore. E allora accogliamola questa novità politica. Accogliamo, sì, mettiamoci anche in piedi così, in maniera calorosa. Allora, prima di farla parlare, così magari sciogliamo un po' il ghiaccio, perché lei è molto emozionata, io vi dico subito la prima richiesta che mi ha fatto. Io mi chiamo Tonia e Tonia mi devi chiamare, perché io ho provato in qualche maniera a mantenere le distanze, un avvocato ci parlerà della sua vita, e questo significa che è una persona semplice. Prima caratteristica di questo candidato. Buonasera Tonia. Buonasera Anna, buonasera. Allora, a tutti. Vogliamo parlare un po' di te. Chi è Tonia Gentile? Subito, Anna. Tonia, mi sono laureata in giurisprudenza nel 94. Diciamo che da lì sono cominciati già i primi dilemmi, perché io avrei voluto seguire una scuola, la scuola di notariato. Ho cominciato a frequentare questa scuola a Napoli, però era una scuola che era anche abbastanza costosa, quindi preferito, soprattutto perché mi avrebbe allontanato dai miei affetti, dal mio paese, quindi ho preferito poi svolgere la professione di avvocato.
Così è stato. Vivo a Carovigno, sono sposata qui a Carovigno, ho due figli che frequentano la scuola di Carovigno, tutti e due. Sono orgogliosa di essere una cittadina di Carovigno, non mi aggiro tra le strade di questo paese solo in occasione di questo voto elettorale, Anna, assolutamente. Non penso di appartenere maggiormente a questo paese solo perché ci sono le elezioni in questo momento, perché io già appartenevo a questa città. È una città che ho scelto quindi come luogo per vivere con la mia famiglia. È una città alla quale ci tengo in modo particolare. Ecco il mio impegno anche nell'assumere questo ruolo, che spero, ecco, mi verrà riconosciuto dopo le elezioni. E facciamo un altro applauso. Allora, era emozionato Vittorio Zizza salutando la città, emozionata Tonia abbracciando questa nuova esperienza, iniziando questo nuovo percorso. È proprio di emozioni che voglio iniziare a parlare. Quali sono state? Quali stai vivendo? Per te è un'esperienza del tutto nuova, tu non sei una donna di politica, sei prestata dalla società civile. Cosa vivi dentro di te in questo momento? Anna, le emozioni sono tantissime, sono piacevolissime. Diciamo che le prime sono giunte proprio dalla mia famiglia d'origine. Quando mi è stata prospettata questa possibilità, io e mio marito, la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di parlare con le nostre figlie. Noi volevamo che questa fosse una scelta condivisa dalla famiglia, perché io ci tengo alla serenità delle mie bambine. Quindi, insomma, ho spiegato loro che la mamma avrebbe voluto intraprendere questa avventura per diventare sindaco del comune di Carovigno. Ho spiegato loro che, insomma, stavo per affrontare una gara, l'ho chiamata così, per affrontare una gara e per diventare sindaco. E loro mi dicevano: "Mamma, sì, no, non ci devi rinunciare a questa cosa." Loro mi hanno dato forza, entusiasmo. Sono state tutte e due compatte nel dirmi: "Mamma, sì, fallo." E quindi in quel momento è giunta la mia serenità. Rinnovamento nella continuità. Questa è la frase scelta per questa nuova esperienza. Ci vuoi spiegare meglio perché, Tonia? Sì, diciamo che l'amministrazione Zizza ha lavorato bene. Io ritengo che i risultati sono sotto gli occhi di tutti, Anna, e soprattutto questo gruppo così coeso, questo gruppo così compatto ha messo a punto un progetto politico condiviso che ha dato al territorio di Carovigno sia sviluppo sia buona amministrazione. L'aver scelto me, Anna, tieni conto che ognuno di loro, consiglieri, assessori, tutti erano ipotetici candidati a sindaco del comune di Carovigno, ci tengo a sottolinearlo perché io li ho conosciuti, ognuno di loro aveva queste capacità, ha queste capacità. L'aver scelto me, e li ringrazio innanzitutto perché ne colgo l'occasione per poterlo fare, forse non l'ho fatto in precedenza. L'aver scelto me è un segnale che questo gruppo ha voluto mandare alla comunità. Il segnale del rinnovamento, vogliamo fare ancora di più rispetto magari a delle aspettative che non sono state magari raggiunte, non si è avuto il tempo per poterle raggiungere. Vogliamo ancora far progredire Carovigno e ci riusciremo se abbiamo la partecipazione di tutti voi. Andiamo oltre. Se tu fossi il sindaco di Carovigno, quale sarebbe il tuo primo pensiero nella tua nuova veste? Diciamo che sono tanti, ma forse partirei dalla piazza. La piazza che è la fotografia del paese, la caratteristica principale. Uno, quando deve chiedere informazioni, si rivolge alla piazza. La piazza, proprio storicamente, è il luogo di incontro di giovani, di anziani, di adulti, anche Carovigno è così. Quindi ritengo che la piazza debba diventare il salotto del nostro paese. Quindi inizieremo una serie anche di confronti con i cittadini, con gli operatori,
per individuare il percorso da seguire per raggiungere questo obiettivo. Ecco, scusami se ti interrompo, ma questo passaggio è meritevole di essere sottolineato. Questo significa che tu, nel caso in cui dovessi essere il sindaco di Carovigno, cercherai di coinvolgere il più possibile la comunità sulle scelte che via via sarete chiamati ad effettuare. Mi stai dicendo questo? Sì, Anna, ti sto dicendo anche di più. Non lo faremo dopo l'elezione al sindaco. Questa è un'attività che noi organizzeremo e che stiamo già organizzando durante la campagna elettorale. Il nostro programma sarà un programma che verrà stilato dopo esserci consultati, Anna, con gli operatori. Condiviso. Condiviso, consultati, perché noi abbiamo bisogno di idee. Abbiamo bisogno di idee che vengono dai giovani, dai professionisti, dalle varie associazioni di categoria, dalla cultura, dalla scuola, dai giovani, dalle famiglie, dalle donne. Vogliamo la solidarietà delle donne. Quindi è un programma proprio che deve essere stilato tenendo conto di questi presupposti, di questa concertazione fatta insieme a loro. Con loro, quindi ancora prima. E a proposito della chiacchierata che facevamo sempre prima, tu stai parlando del programma, certamente non è questa la sede per entrare nel dettaglio, nello specifico, anche perché, come diceva Tonia, questo sarà frutto di una consultazione, no? con le persone, ma l'idea è quella del coinvolgimento, in sintesi è questa. E soprattutto lei prima mi ha detto una frase. E perché dice, vabbè, avrai almeno idea di quale potrà essere il programma. Sì, per sommi capi ci ho pensato, sarà condiviso, ma sicuramente sarà un programma attuabile. Cioè, questo è quello che Tonia diceva prima.